Professoressa. Allora io vorrei dire anzitutto questo, che spero che molta gente vada a votare. E scelga anzitutto la pace, ma scelga anche quelle forze democratiche eh, che vogliono un'Europa democratica e si rendano conto le persone che vanno a votare del grave pericolo che corre in questo momento l'Europa, a cominciare dall'Italia, per questa destra che non è una destra moderata, ma è una destra estremista, una destra radicale. Va bene? E, eh, ed è eh, una destra pericolosa. Ottima nella propaganda, a dieci lode nella propaganda, sono tra l'altro mi faccia dire i falsi amici degli ebrei, falsi amici di Israele, sono quelli che parlano della sostituzione etnica e sono i veri antisemiti, quelli i nipoti di quelli che hanno fatto le leggi razziali in Italia, no? No, che hanno, hanno no, la responsabilità no, di quello che è no, successo no, in Italia no, durante il fronte. Le... Sì, continuano ancora. Aspetti, aspetti, la domanda è legittima. I di odio, e parole che hanno un'origine neonazista, questa è verità. Aspettate Sanmassiano lo studio legittima la domanda di giubilei, la riporto io alla professoressa, lei ha in mente persone specifiche? Io ho in mente la propaganda che hanno fatto in, tutti questi, in tutto questo periodo e non è mai avvenuto in Italia perché dice non hanno i soldi, non hanno idee, non hanno contenuti politici, non hanno una visione dell'Italia, non hanno una visione oh, dell'Europa. Ah, Professores, ora basta. Aspetti, ora allora, allora basta. aspetta, aspetta. No, no, no. Abbassiamo eh, lo studio, ripartiamo allora un attimo. Da zero. Allora, aboliamo termini come ora basta perché avrà, avrà la possibilità di replicare la professoressa. Il tutto tenendolo su toni, diciamo, non come quelli di Angelucci che abbiamo appena visto. Allora.